Al meeting per parlare di Europa e lavoro, ma con gli occhi fissi su Roma e la crisi politica. In fiera è il giorno di Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, e della segretaria generale CISL Anna Maria Furlan. Tutti guardano al Quirinale e si affidano al presidente Mattarella. Niente nomi per il nuovo governo, ma richieste chiare. Fare un governo per fare cosa? Questa è la domanda determinante. Chiaramente occorre una manovra economica che ponga un'attenzione alla questione del lavoro, alla crescita e tra l'altro alcuni elementi determinanti, riduzione delle tasse sul lavoro, una grande dotazione infrastrutturale e un'attenzione al salario minimo che non era una critica ma collegarlo ai grandi contratti di rappresentanza. Idee simili per la segretaria CISL che imputa al governo giallo-verde e alle sue politiche economiche il nuovo rallentamento italiano. Io credo che ci voglia molta serietà nel darsi un governo autorevole che abbia un programma vero, in discontinuità rispetto al passato. La politica economica dello scorso governo ha riportato il paese a crescita zero, questo non è accettabile. C'è bisogno di cambiamento e di cambiamento vero. I rischi ci sono, ma qui è l'Europa che può, o meglio deve, entrare in campo. C'è un rischio stagnazione e un rischio possibile recessione. Molte filiere dell'industria italiana sono collegate alla filiera tedesca, quindi il fatto che la Germania non vada bene non è un segnale affatto positivo per l'Italia. Questo comporta una reazione italiana, ma altrettanto una reazione europea.